Io ti non dico, ho un io iPhone. sono un ladro. Oh, sì, ce l'hai, lo spada e lo scudo. Io sono un ladro con ascia e scudo, cioè fa ridere. Okay. Soffre, succede. E come... Andiamo da qualche parte? Sì. Tipo adventure. Andiamo dal drago. No, forse è meglio di no. Andiamo... questa, dai. Che il Nore livello 1, facciamo questa. Basta di... Oh, non so come rispondere, ti farò sapere, giuro. Se penso e per caso mi vedi partire per l'Alaska, non pensare male. Ok, sono quando gli ho detto a Dragonix, mi farò anche Dragonix. Io? Sì. Sì, sì. Mac, oddio, ma Imarò? Imarò. Con i soldi quanta vita che ci hanno donato possiamo andare a cercarli. Cosa? Quanta vita che hanno i nemici? Ci penso io. Spacca le casse! Occhio, occhio, la bomba! Escilea! Esci la bomba. Vai, poggialo. Ma dov'è la bomba? È esplosa. Ok. Oltre l'attacco pesante, che è quella cosa con lo scudo che hai fatto, Norri, in alto a sinistra hai una barretta chiamata Rage. Ok, sì. E quando è abbastanza carica, sotto ti appare lo special attack disponibile. E puoi usare il tuo tipo shield bash definitivo schiacciando L1 più A. E se sono livellato, come livello effettivamente? Devi andare sul tuo inventario e poi scegli una delle caratteristiche da aumentare. Oddio, Ubi 86 ha donato 2,69 euro. Donna santa. Scusate se è poco, ma voglio dimostrarvi quanto vi apprezzo. Ma non è tranquillo. È il gesto. La cosa importante è il gesto, esattamente. Quindi grazie infinito. Non abbiamo neanche parole. Grazie mille, Ubi. Grazie. Norri, sei qui? E Zaffo 99, benvenuto. Ti stimo personalmente. La vedi quest'arma che sto buttando per terra? Sì. Prendila. Mi dai i pugnali? Non ce l'ho. Dai, i pugni nelle mani. Sono per il mio ladro, Fred. Okay. E poi servono delle statistiche particolari, cioè non la posso ancora usare, ad esempio. Non lotti per... No, grazie non fai a tutti per i cuori che hanno messo. C'è 200 di vita, stizia. Grazie per aver fatto uscire i cuori a tutti. Arrivo, Ehi, ma avete chiuso il fuoco? Ah, no. Ma è un po' alto l'audio del gioco. Qualcuno me lo può mica confermare. Sì, spara un sacco. Sì, devo abbassare un attimo il volume degli effects perché... Sta per morire stanno per morire le orecchie di tutti, quindi forse... Devo dire che come è carino il gioco, ma non mi sembra ispiratissimo. No, perché le prime missioni sono piuttosto semplici come questa, soltanto picchia. Poi dopo incomincia a esserci anche un po' di elementi puzzle, direi. Sì, ho appena fatto la missione che era tutta saltelli, tutto enigmi, tutta roba, che era carina. Sì, sì, poi dopo incominciano a peggiorare dal punto di vista della difficoltà e del casino. Sono diventato big boss. Questa missione era tutta un po' facile, quindi abbiamo finito. Fai un po' una missione di quelle proprio cazzute, proprio quelle che proprio così che moriamo. Ci si fa male. Di quelle dove si muore? Ok, vabbè. Di quelle missioni che sono stracazzi. Io ce l'ho ancora lì che non sono riusciti a finire sul diver. Ma no, non m'avete fatto. Grazie, Yata. Buonanotte. Buonanotte, Yata. Buonanotte, Yata. Mi hai battuto nel allora. Ah, tanto chi ha preso cose? Venite qui. Norri, tipo, se che non lo sai. Norri. Mm-hmm. Qui c'è la loot shrine. Dove tu puoi donare l'oro e gli oggetti che hai raccolto come loot. Come donarli al loot shrine, l'oro c'è cioè in alto fianco a gold, donate. Tu fai donate e doni tutto l'oro che hai. Serve solo quello. E poi dona a chi? A loro. Per aumentare. Non sto cagando. Per aumentare il tier e poi quando preghi ricevi oggetti fighi. Questo è un modo per buttare via le cose inutili e prenderti cose fighe. Quindi l'oro serve solo a questo, quindi lo dono. Serve solo a questo, almeno io finora ho sempre servito solo a questo. Come nessuno apprezza le mie battute. Non lo so. Terrificante. Quindi. Me la ripeti, Mac, per favore. Dona a chi? A loro. Ah, l'ho capito adesso. Mac. Perché lo posso fare quando? Solo dopo? Ciao, Marti, buonanotte. Quando hai un tier buono. Forse lo puoi già fare adesso, non lo so.
Quando picchiate selvaggiamente il drago, no, ci fa solo del garantismo. Se volete vi faccio vedere come è il combattimento col drago. Ci sodomizza il drago. Dai, vai, vai, vai. Andiamo a farlo vedere. Ciao, io vado dall'altra parte. Vai, Fre, vieni. Tanto uso uno dei miei Dragon Scroll. Ah, non si può fare quando si è online. Aori è arrivato. Scusate, sono arrivato solo adesso. È successo qualcosa di particolare. Ma chi l'ha detto? Aori è arrivato adesso. Facciamo una difficile allora, abbiamo detto. Sì. Dai, perché non avete preso il drago? Perché non avete... Non si può fare online il drago. Oh no, peccato. Vabbè, fa lo stesso. Eh no, perché così ti prendi uno sgravo, lo fa lui e prendi anche te. Finisci di suicidarti tu. Allora, dai, avventura difficile, per favore. Allora, c'è una campagna, ti chiami, dove parlottano un po' all'inizio, però poi è un casino porco. Dai. Grazie, nome a caso, che hai dimostrato di apprezzare la mia battuta. Grazie mille. Aori, no, ti consiglio di vedere la live di oggi, la registrazione. Te lo consiglio caldamente. Tanto stai tranquillo, non siamo arrabbiati con te. Okay. Non ti preoccupare, Max è solo confessato con me. Sì, esatto. Ho detto che mi faccio anche. Sì, bla 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 bla. Tua madre puttana, me ne vado. Ciao. No, non puoi andartene. Ma no, torturatore. È arrivato il torturatore Carl. Carl. E che ci spona orchia. Schifo. Aia. La trama era pregna. Soltanto che non l'ho letta. Si sente la lore qua. La lore. No, poi c'è un colpo di scena a un certo punto che è veramente carino. Il lore, poi è carino, pezzo di ma poi non è male come gioco, non è assolutamente male. La principessa tra l'altro piagnucolio si chiama. Kiko 14, benvenuto, ti stimo professionalmente. Torchlight non ci piace proprio. Ma Torchlight ci piace, prima o poi lo faremo. Era una battuta. No, non Rick non entusiasma. Ah, non ti entusiasma? No, sì, ci possono anche fare le partite, però secondo me dopo un po' stufa. Cioè. Chi ha preso la chiave? No, io penso. No, non è di lì. Dobbiamo andare. Ah, ma caro, io stavo venendo nel punto giusto. Zettino l'80, aiuto. Diventi magia. E faccio un critico. Dacci la magia. Non ce l'ho. Ah! Perché sono quasi morto. Tipo. Perché c'è un tizio che spara granate che tolgono uno spraffio e mezzo di vita. Si nota. Come perché? Faccio a guarire? Cioè, in qualche modo. La bomba! La bomba! Pozioni. Ma non è vero. Ci suppongo ad avere qualche parte. Sei rincoglionito. Ma tienitela una bomba. La bomba. Aia. Yeah. No, c'era una bomba che è scoppiata da una cassa. C'è un tasto magico per le pozioni? E freccettine in su. Sì, quando le trovi. Ah, non ne ho. Devi prima a trovarla, sì. Mamma. Qui qua c'è un sacco di loot, volendo. Se arrivo. Casse, tutto spiano. Ma se lo sgubo io, lo sgubo anche a voi quello che prendo da te. Non credo proprio. Ah, no, quindi ognuno se lo sguba in allegria. Ognuno lo sguba se stesso, sì, esatto. Chi non sguba in allegria un lato una spia. Master of Sgub. Salanter chiede Edux, visto che stai facendo Blood Bowl, farai mai altri giochi del franchise Warhammer? Ovvio, appena esce Warhammer Total War, porca puttana. E non hai già registrato qualcosa del franchise Warhammer? No, Mordheim, ho deciso che non ciao. Mi ispira. Ispira a me, ma da giocarci per i stracazzi miei. Mettiamo così. Okay. No, ma Checkpoint a Troia, vi odio. Invece, no, sicuramente a Total War Warhammer mi ci troverò di brutto. Ma la chiave è verde. L'ho già preso io. Ma è ah, ma dipende. Muovi la freccia a destra che ti seleziona. Ah, è vero, che scema. Ok, che ho preso la silver key, Però chiaro, allora, a livello 3 ci arrivi subito. Posso. Adesso non passo più di un livello che sia 1. Sì, a livello 3 non sali più di livello mai più. Ma quanto siete già metti? Dentro voi? Adesso potremmo tornare dove eravamo prima. Quanto ci metti a passare di livello, Zettino? Sto portando gli amici. Come sto portando gli amici? Come stai portando gli amici? Ah, ma siete tornati indietro, ma che palle di odio. dobbiamo avanzare di qui, Fre. Ah. Ma io e Mac da soli, due maghi, guardaci come siamo belli. Due maghi picchiatori, per dire come siamo messi. È perché arrivo il con la magia. Arrivo B e con B è la sfida della magia, se riesco a premerla. Oh, te l'ho bloccato in allegria. Olè. Oh, livello 4. Ecco, l'hai visto. Piri pipiri, 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 pipiri. Io voglio vedere il cliffhanger, però. No, il plot twist è tra un po'. E Ultimate Camo, benvenuto, ti stimo personalmente. Come mai? Non eri già iscritto, ragazzo mio? Sì. Infatti, sei iscritto. Forse non eri su Twitch.
Strano. O bene la bomba. Allora, qui aia. Non ti fa nulla. No, lo so, mi sono fomentato. Di qua sotto, fra, non si apre lì. Ma lì c'è, c'è un tipo dentro quella porta. Dice, bene, grazie Edux, aspettare i tuoi video sbarazzini. Oh mamma. Di qui c'è loot. Ma Total War, Warhammer Total War c'è troppo, eh. L'ho vista male, ho visto una prospettiva diversa di quella che mi aspettavo. Oh. Dicevo, Total War esce tra un pochino, quindi non è che... aspetterai. Purtroppo, poi altri giochi sì, vai, sono da uno fuori e compagnia. Io mi sbuco. Vermintide, no, qualcosa di Vermintide lo faccio prima o poi. Come dicono quelli giovani. Dai, lo sgruppo, come dicono quelli giovani. Sì. Spieghiamo me. Celebre frase usata, giovani. Ma, cioè... tanto non è che lo usiamo tipo noi. Lo usiamo in classe. Te, non è che lo usiamo noi. Noi in classe, da me e basta, sgruppo. Oh, comunque, ma non c'è un cazzo. Dicevo, dai, Mac, compra anche tu Vermintide. Lo fai con mezzetto. No, ma l'ha preso. Se non sbaglio, no, Vermintide non l'ho preso. Ho preso come si chiama l'altro? Mordheim. Sì, volevo dire Mordheim. Scusa, perché sì, no? Mordheim ce l'ho. Ci vedo bene su Vermintide. Ma come puoi vedermici bene su Vermintide? Aumenti il po'. Certo, Morri, che serve gente qui. Siete? Ma io non ho capito la... Aspetta, io non ho capito la sinossi di base. Come faccio a capire il plot twist? Tanto non è stato alla fine della prossima missione della campagna. Quindi guarda, la sinossi di base, qualcuno me la riassume. Sinossi di base, c'è questo torturatore Jack, come cazzo si chiama. Ecco, ma c'è la roba grossa. La roba che praticamente sta interferendo sui piani su... Oh, livello 4. Senti, riferendo col party della principessa splendore del porco. La principessa splendore del porco. Sì. Sono morto. E noi dobbiamo. Sono morto. Ma la merda. Succede. Ma porca puttana. Per prendere la staff del fuoco, cosa mi serve? Sì, mi sono due messo la forza. Ho messo la spada del mito io. Madonna. E quindi la principessa del porco, dicevi? Il cognome del porco faceva? Come sono bello. Ma da nubile. Finita la missione. Qua? Ho trovato i pugnali. Guarda, i pugnali, ma fanno schifo a livello di danno. Cioè sono una merda. Perché attaccano veloce, credo. Sì, ma cioè fanno 3-6 o una spada che fa 11-6 più chance tu dare fuoco, scioccare, cioè. Okay. No, non ti seguivo ancora, anche se ero uno spettatore del GHSS abbastanza abituale, ma infatti io mi ricordo di te, ma non ti eri ancora iscritto. Gioco Fight the Dragon, sì, esatto. E praticamente appunto ci hanno assunto, tra virgolette, per salvare la principessa, aiutarla. Ma io non ho ancora visto un soldo, poi fai tu. Veramente mica tutto questo loot. No, ho fatto una cazzata. Ah, non se lo riprendono indietro, va bene. No, dobbiamo uscire. Dove sei andato? Come si esce? Un orso bianco e un orso bruno camminano vicino a un fiume. Il bianco cade in acqua e inizia a urlare: aiuto, mi sciolgo. E l'orso bruno: ma noi orsi non siamo solubili in acqua. Questo lo dici tu che non sei polare. Vai, Norri. Avevo paura della fine. Sì, un pochino, devo dire la verità. Però va bene, fa lo stesso. Bene, bravo. La battuta scientifica. Mi fido di te, dono tutto. Allora, guarda che cazzo, i pugni alla Big Boss, quanto sono figo. Sai dire come si chiama il gioco, Lord Stones? Si chiama Fight the Dragon. Che dovrei... L'hai cambiato il nome su Twitch? No. Sei un campioncino. Aspetta, che l'ha cambiato qualcuno. Oh, le hanno cambiati i miei meravigliosi mod. L'hanno cambiato. Non posso usare. I miei amabili mod. Vado a farmi anche loro. No, scherzo. No. Norri, siete sei un fighter. Vuoi una spada che fa 8-15? Mi sa che... sì, la voglio. Cioè, in realtà ho 7-16 ora come ora, quindi no, in realtà no. Va bene, allora la vendo. La venda. Anzi, la metto nel loot stash, così la faccio dare al mio guerriero. Ah, non ho livello. Vabbè. E ora torniamo nell'avventura. Basta. Io entro in casa. Ciao. Io ho iniziato un nuovo cartone della Cartoon Network, Weaver Bears, è troppo carino. Con quei tre orsi che ci sta un motto. Di nuovo qua. Sparare da lontano, finalmente. Ma hanno aggiunto Ma dai, hanno aggiunto la faccina di Mussolini su Steam. Ma cosa sta succedendo? Che?
No, però se scrivi due punti, Benito due punti, ti fa la faccina del duo. Oh, fuck. Me l'hanno appena fatta, me l'hanno appena mandata. Posso immaginare chi è, vero? Sì. No, ma dai. Ma che amarezza. Sì, questa è amarezza. E dove cazzo sono finito? Ma sarà tipo per qualche gioco, tipo quei soliti giochi di guerra. Sì. Può darsi. Ho un'altra magia adesso. Non ho più la ma io scaglia. Avevo un'altra magia, ma non capisco perché non la posso più usare. Non la Madonna, posso usare. Quanto è brutta la mia armatura. Qual era l'altra magia? Quella che congeli tutto. No, io ho preso un libro che si chiama Tome of Godliness. Sì. Ma non la posso usare. Non capisco. Non è che lo usi, praticamente quando vieni colpito. No! Chi è che ha tirato la leva? Quale leva? Questa leva. No, non funziona più. E quindi? Ma no, andava. Abbiamo perso. Figurati. Ma dai, pull the lever. Ciao Edo. Guarda come si floppa sto uccello. flop. Arrivo, aspetta da vedere. No. Magari potevamo no. passare di là. No, non si può fare nulla. Mi sono incastrato anche la prima volta così. Beh, se c'è bisogna una leva, tirarla solo quando siamo pronti per passare. Sì, però no, Rotus, che cazzo ti dirà? Non ho nemmeno letto la mia ma domanda. Io non l'ho tirata, chi era il Kid Icarus? Che domanda? Eri tu lì, non è che... Che sì, domanda? Ho capito che l'hai tirata te. Non è vero. Ciao, Tesserto! Ciao. Comunque, Mac, dipende dall'arma però... che stai usando, cosa le magie che hai, Ah, sì? Devo informare. E adesso che ho il bastone, non ho più la scaglia di fuoco che incastro per terra, ma ho questa cosa che stordisce i nemici. Devo un po' informarmi sulle magie di questo gioco, perché... E poi va bene, devate passare anche sul cornicione, no? Ah sì, aspetta no. un po', fammi capire. No, non si può, ragazzi. No, non ci arrivava. No, non c'è... no, forse sì, sai? No. Potevamo forse, aspetta un po'. Ma di nuovo? Sì che potevamo, che cazzo, ha ragione. No, anzi lo facciamo perché di ha nuovo. Ragione Soliesis. No, non l'abbiamo. Come di nuovo? No, non si può. Veramente scherzavo. No, c'è la pietra fatta apposta. No, ah, no, guarda. Più. Vabbè, chi vuole passare di qui venga. Io passo di qua. Puppate. Arri. Ciao. Vabbè, aspetta, io vengo. Venga. Pronti? Io sono qua. Andiamo. State vicino, ok. Bau! Io sono arrivato qua. Non mi hai fatto paura, te lo dico. Porco. Anche due, metti c'hai due fuochi, per dire. Voilà, fuoco. Grandi. Che schifo. Ah, no, come? Ma perché sono a fuoco? Non ho preso la trappola. Vabbè. Devo essere nemici. Topi non troppo potenti? Topi sottolivellati. Che cazzo stai dicendo? Rispondi a che? Ma questo è schifo. Sì, è schifo. Mac, c'è una leva qua. La tiro? Ma non lo so, non capisco. Chi di Caro sta cercando di farmi la domanda. Ha detto che vuole farmi la domanda, però non si riesce a capire cosa mi chiede. Notte. Chi? Notte o Negravers? Comunque non hanno più aggiornato una minchia. No, non è più giornato. No, sì che è un giornato, Fre. Ah, sì? Sì. Però che cazzo fa? Ah, ma sto facendo andare avanti solo. E no, ho ribloccato lì dentro. Perfetto. È di qua la strada, ragazzi. Sono morto, comunque. Sei morto. Surprise. E sono morto. Au, non me ne ero reso conto. Facciamo, diventiamo gli skipper tuber insieme a urlare nel parkour. Oddio, Anonimo ha donato oltre 5 euro. Grazie, anonimo. Mille. Anche se sei un anonimo e quindi non si sa chi è che l'ha donati. Mille cuori per te, anche se non si sa chi sei. Grazie. Rispettiamo l'anonimismo senza limitismo, direi. Ti giuro che ti butterei. Cazzo di barile, Mac. Ti butterei qualunque cosa. Darti ovunque così. La sappia. Perché non state uccidendo il nemico che vi sta guardando le chiappe? Perché mi sembrava Mac. Ah, ma dove l'avevi preso da lì? Sì. Perché non cuori, cuori, uscite i cuori di bruttissima maniera proprio. Ma dove sto andando? Mi sono perso. C'è un chest comunque. Io mi sono perso perché sto guardando 18 cose insieme, vi perdonerete, in questo momento sto cercando di capire un po' di cose della vita. Ma ci penso io.
ce la faccio. Sono in grado. Ok. Ti giuro, eccolo, che si scopre che il carnefice è la principessa. Un po' tardi alla festa, ma ci sono. Eccolo, bella bomba. Giusto il tempo per prendere una bomba nei denti, ma proprio. Death from above! Oh. 4. Anche te, Norri? Non so cosa fare. No, no, io l'ho 4. No, io l'ho già. Siete tutti al... È arrivato un mecha al 5. No, io al 4. No, sono al quinto. No, sono al quarto io. No, sono al quarto, Oh, finalmente un arriva amico. Un amico. Buongiorno. E che armatura, non so se... Prego, fate quello che volete del suo corpo. Ho una roba che dà più uno di damage coi toms, per dire. Con i toms, quindi con quelli scritti toms server. Sì. Oh, madonna, sei simpaticissimo. È vero, ma... Cazzo on fire, proprio. Cazzo on fire? Ma... Vuoi dire che non c'è un porno che si chiama Cazzo on fire? Secondo me c'è adesso la magia. Comunque io come armatura ho un barile, cioè... La magilla gorilla non la vedo. Oh sì, ho visto. Rendiamoci conto della bellezza. E ho anche detto sì, finalmente dell'armatura. Sei davvero un vero maschio alfa. Esatto. Buongiorno. Ma devono smettere di lanciarci. Addio, le cose. Però. Prego. Guarda, io sono invisibile e da invisibile vado a pestare quello che le lancia. E virateli. Oh, un'armatura forse migliore. Però... Io sto trovando solo armatura adesso. Il problema è che con questo personaggio qui l'armatura che ho meno bene. Perché aumenta. Climb the ladder. Non la sale. Già meglio. Non la climbata. Io l'ho climbata duro. Dai, no, sono volato giù. Ciao. Ora lo caccio giù di sotto questo. Ale, ho cacciato giù un trollto per morire. Ah. Ok. Ah, sono morto. Ok. Ci pensano Rotus. Arrivo. Oddio, arrivo da casa mia. Team Special Children. Team Special Children. Ma fare così mi sta sul cazzo. Come stai volando? C'è il turbo, c'è. Dov'è? Di qua non arrivo. Ah, il turbo, sì, l'ho trovato anch'io. Oltre il turbo. RT come in FIFA, guarda. Morto. My dick is on fire. Di qua, ok, eccolo qua. My dick is on fire. Fire. Ah, l'avete my già aperto. Dick is on fire. Come stiamo caduti in basso. Veramente. 20 minuti arrivo. Donna, quella canzone era immonda. Tra l'altro, anche quello originale non mi è mai piaciuto. Sì, abbastanza, devo dire la verità. In effetti, non è proprio metterla. Ho passato tipo il primo semestre che studiavo per matematica. È stato traumatico perché tutte le mattine la passavano almeno 4 volte alla radio. È stata qualcosa di una sofferenza. Ma si chiamava già quella che la cantava. Ah, boh. Era Alicia Keys. Non lo so, sai? Ma io quindi mi dite che posso diventare invisibile e spammare bombe, ok? Non su di me, magari. Perché nessuno mi colpisce qua, particolarmente? Bravo, tanca. Non ha lasciato tanto. Niente? Sì, a me hanno lasciato una spada. Un po' del cazzo, ma l'ha lasciato. La Rickety Sword. Sword. Vediamo un attimo. Rickety Dickety Dock. Ma l'ho detto, quando pubblico il prossimo episodio di Isaac, quando gli si aggiusta la scheda di base. No, vabbè, purtroppo a parte sì. Che oggi ho fatto una live di tipo 4 ore di Isaac, e c'è quella da vedere, praticamente. Però, a parte quello... Dove dobbiamo andiamo? Questa discussione stanno facendo, una bella discussione sulle cose, sulle host, sulle host. È una cosa che sta uscendo molto spesso nelle nostre live, sì. E mi piace questa cosa, tra l'altro. Yes, sir. Però ci sono un sacco di host veramente fighe di questo, nel mondo della musica di videogiochi. Non solo 8-bit, tra l'altro. No. Alta, ieri ne abbiamo parlato anche, non nella tua di live, no? Scriverebbe gente. Vieni qua che ti curi. Ma tu ieri non c'eri nella mia live, Mac. Sì che c'ero, stato per un po', poi mi sono addormentato di violenza. Cose. Sì, ma infatti che appunto io per esempio ne ho citati alcuni non 8-bit. Dai, fammi escimi il plot twist. È tuo padre. Facendo un grande sbaglio. Non permetterò di interrompere il mio piano. Il mondo dipende. Cioè, il mondo dipende dal nostro piano. Oh cazzo, io non ho capito. Voglio il plot twist. Entralo. No, plot twist c'è quando lo uccidiamo.
tranquillo. Sono morto? No, sono vivo. La principessa non è quello che sembra, ti ha ingannato tutti, ferma. T'ho detto che era lui la principessa. Ma la principessa! No, no, la principessa è cattiva, lui era comunque... Era il però buono. Sarebbe bello se fosse lui la principessa. On fire. Esatto, sarebbe stato bellissimo. Ma dai, ma è un figlio di puttana. Mica uccidiamo la principessa. Carlo è morto? L'hai ucciso tu. Questo è perfetto, meraviglioso. Il mio piano sta prendendo azione. Finisci e ti porterò da qualcos'altro dove potremmo fare il mio piano. Fine. Ah, tra l'altro, io non l'ho ancora fatta l'ultima missione. Adesso si dice fare il piano? Vabbè, una che mi dice così, la prendo, la giro. Ma Harry, devi venire qui. Cioè, una che dice così, la prendo, la gira. Sgancia una bomba, l'OST di Metal Gear Solid Rising. Di Metal Gear Rising. Vabbè. L'adoro su tutte le musiche dei vari Metal Gear Solid. No, no, no. Sì, mi stai dicendo che è meglio di Snake Eater. Calmati, calmati. Metal Gear Solid 3 è la soundtrack più bella dell'universo. Snake Eater. Ci stava un botto quella. Fai serio. No, siccome comunque quella di Metal Gear Solid 5 è carina, non la più bella, però quella, vabbè, quella del 3 sinceramente è piaciuta di più. E ci preio duro. Adesso incomincio a non capire più i numeri. C'ho troppa roba con troppi numeri troppo alti e non c'ho capisco più una fava. Sì, è Lust e Spray, no? Quindi cosa devo fare, prego? No, devi schiacciare X per dare... X non ha... Con X, il Lux Slash è quello che continua tutti i personaggi. Nordi però. Tu. Give me a second. Oh, guardate, oddio, guardate che faccia speciale ho. I think I did it again. Aspetta, Mac guarda quanto è speciale la mia faccia. Non la vedo. Chi sei tu soprattutto? Perché non ho ancora capito. Col crestone io. Ah, quello col crestone. Girati dal mio lato. Sei specialissimo. Guarda quanto è speciale, zitto. No, girati verso dall'altra parte. Oh, che bello che sei. Adesso che sono flati non posso pagare. Quanto è speciale. Devi pagare anche prima, volendo, però appunto meno. Posso scegliere tra una cosa da mago, quindi non mi frega, un extra back slot per un singolo personaggio, oppure più 5 di HP per N. No, però quella del mago se cambia il personaggio, per me frega. A me fa... non sono... vabbè... Vado Undertale di più 5. È Dio sceso in terra intenzionato a creare un fandom invincibile. Sì, in effetti... stanno facendo proseliti a dir poco, oserei dire. Quando ci siete ditemelo che faccio partire la partita. Sì, sì, sono ci per... sono, sto... aspetta un secondo, un ravanando nell'inventario da... Ciao Manu, 3000000. Ciao! 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 Aspetta un momento che mi sono... E Raki, più gli si chiede di zoom, più lui rimanda l'uscita del video. Ciao. Eh già. Ora ho capito. Undertale come va? È come Mother? Allora, l'idea era quella. Loro volevano fare Earthbound. Volevano fare un Earthbound figo, secondo loro. Aspetta, come fai ad equipaggiarti la roba che hai preso nel workshop? È uscito un Earthbound figo. Vabbè, andiamo. Andiamo? Quando volete. Sì, avevo preso l'armatura da Soler, ma non posso mettermela. Undertale grida Mother, grida Earthbound da tutti i pori, proprio olè. Sembra proprio tutto per welcome, tutto. Come meet me in the keep. Ok. Sta cosa di Nazuma sta diventando come Half-Life 3. Tanto Manu 30008, benvenuto, ti stimo. Benvenuto. Professionalmente. Io te lo vorrei buttare in culo, però. Ma perché? Ma perché? Ma poverino! Gli do un caloroso benvenuto. Capito, ma così è troppo caloroso. Ah, ok. Livello 5 LBT. È anche doloroso. Oh, yeah. Solo perché ci ho giocato 2 ore ieri, per dire. Ah, ci hai giocato ieri. Sì, allora. Sì, ieri ci ho giocato. Ma io per dire, seguirei Zit. Cosa c'è di qua? No, no, la strada è sbagliata. Io mi picchio con lo scheletro. Ah, ok. Mi fido. Ho solo la seconda missione. Ma perché l'ho fermato? Hai scelto. Perché l'ho frustato così da sto stupido? Porco il culo. Porco il culo? Sì, vabbè, no, sai. Livello 5.
se ci neve mi turba, devo dire la verità. Manco solo io vorrei capire quando è cazzo è che si sbloccano gli altri attacchi speciali, cioè quello che mi prego. Ma tipo 20. Sarà a livello 10, quelle cose che tipo così. E speravo al 5. Che me. Non a caso Toby Fox programmava hack per Earthbound. Ah, vedi? Vedi che questa non la sapevo. Tra l'altro quest'uomo, Toby Fox, il creatore di Undertale, ha fatto tutto, anche le musiche. È clamoroso, wow. È clamoroso. Ma quanto ci ha lavorato? Un sacco? Non lo so quanto ci abbia messo. Ci ha messo parecchio, ma non mi ricordo bene quanto. L'avevo letto, ma ora sinceramente non mi ricordo più. I bambini. Pesta. Solo a me sta diventando leggermente fastidioso, che viene spammato come gioco sotto ogni video del tubo in ogni live possibile immaginabile. Sentite, non dico che sia brutto, no? Undertale. Ma sì, c'è cioè, diciamo che il fandom, perché praticamente siamo al fandom a tratti con Airbound, con Mother, siamo veramente all'odio a tratti, quindi... Diciamo che c'è il fandom cancerogeno anche in Undertale, ma... La maggior parte sono persone che amavano Earthbound, che adoravano Mother. Questo è ebreo? E hanno trovato Mother. Ma chi è ebreo? C'è un cimitero di ebrei questo. Perché? Perché le statue sono tutte circoncise? Piscia sulla tomba, piscia sulla tomba. Perché? Sono ebrei, pisciami. No, fra... Io ho fatto tra l'altro ho fatto una battuta di classe coperta dal vero orribile Mac, vieni orribile Mac. Zetto, c'è un mago di fuoco, scappa, esci. Non ho capito. Scusa, okay. Vabbè, niente, pensa al cimitero degli ebrei e poi pensa non l'avevo capita perché vabbè. L'hai spiegata. Andiamo. Non la devi spiegare. Io sto in un angolo in penitenza. Io me ne vado. Bene. È stato bello, vado in... mi esco addirittura dal gioco, proprio mi getto nel gioco dopo di Steam che ho installato, per dire. Che cos'hai per curiosità? Non ho idea. Però sia I am bread. Esatto. Mamma mia, a proposito. Scusa, cos'è che deve essere? I am bread, ma no, perché c'è tutta una storia. Ho capito. C'è una storiaccia dietro con I am bread. Sappiate che I am bread è il nostro gioco nuovo gioco preferito del mondo. Sì. Sai, di qua. Io ricordo di quest'estate che dico a Mac, giochiamo ad I am bread, lui è un gioco di merda. Ho ricordo di Mac che mi diceva è un gioco di merda. Ma lo è, eh? Okay. Però è meravigliosamente di merda. Ci siamo spaccati a Capodanno. Eravamo per passarci l'after. Ci abbiamo passato l'after hour praticamente ci abbiamo passato l'after dalle cos'erano? Dalle 7 a mezzogiorno di mattina. A me ha raccontato Nightmare di te che ti sei messo a comprare della roba tramite le app a un certo punto. Sì. Giocato offerte, ma cos'era? A Bidioz. No, ma lo facciamo la prossima volta, Bidioz. Facciamo sì, sì, Bidioz. Io mi ci sbalo tantissimo. Anche perché è piaciuto l'altra volta Bidioz agli altri, alla chat, quindi giochiamo volentieri. No, io la notte di Capodanno abbiamo giocato Blood Bowl e Dota, abbiamo fatto due partite perché facendo giocare. Argo scrive, sì, abbiamo giocato quasi 6 ore. Giocare. A Embred? Sì. 6 ore a Embred? Abbiamo finito la storia principale. Ma devo attivare questa leva? Tutti la Bagel Run. Quindi sì. Cos'è la Bagel Run? La modalità Bagel. C'è la modalità Bagel, poi c'è la modalità Spazio. Che è geniale. Vuol dire che invece della fettina di pane sei un Bagel. Sì, esatto. Che però fai le corse. E fai le gare di corsa con come in Bagel. È bellissimo. Ok, abbiamo perso una leva da qualche parte. Io non ma c'era una leva rossa. Io qualcuno ho detto, sì, l'ho vista, ma dobbiamo fare il giro dall'altra parte. Qualcuno mi spiega la storia di I am bread. È uno svarione. Di cosa spieghiamola molto velocemente. Allora, la storia parla la storia di spoiler, per favore. La storia è tipo una frase la storia. Vabbè, sei un pezzo di pane che deve far cosa? Pezzo di pane che oh Madonna, cioè, sono dentro un posto con tanto sangue nel frattempo. Ciao Tino. Oddio, cosa hai aperto?
È una fetta di pane che vive in una casa. Questa fetta di pane si anima. Il proprietario della casa si preoccupa un pochino, perché dice c'è un pane che decide di tostarsi da solo. C'è qualcosa che non va. E gli incasina la casa. Il tuo obiettivo è spostarti, scusa. Inizialmente pensa di scappare, spostarsi da un punto all'altro della casa, cose varie, e poi a un certo punto impazzisce, perché dice, vedo il pane tostarsi, e quindi lui prende bene, e il proprietario della casa impazzisce e viene mandato in un ospedale di una neuro, praticamente. E, oddio, sto per morire. E viene mandato in una neuro, poi però riesce a scappare perché all'improvviso il pane lo insegue, lo ritrova e lo... E lo ri... A me inquieta solo il fatto che noi ci autotostiamo in quel gioco, però vabbè. Sì. E scappando scappa verso una... come si chiama? Una pompa di benzina, dove il pane compie il finale gesto, facendo saltare per aria un'intera pompa di benzina soltanto per potersi tostare a dovere. E a questo punto il proprietario decide di mettere fine alla sofferenza. Fai tutto ciò per tostarti. Sì, allora rapisce il pezzo di pane e il pane lo vuole uccidere, non si sa bene cosa voglia fare, e lo infila nel bagagliaio della macchina, ma il pane esce dal bagagliaio, entra in macchina e praticamente ne provoca la morte per incidente stradale. E tu, il gameplay sei tu che devi muoverti col pane? Sì, tu sei il pane. E così non mi ricordo come devi muoverti. Giustamente, muoverti. I am bread. Cioè, ti muovi come coso? Ti muovi come... Octodad, no, come più che come Octodad, direi no, come si chiama, porca? Quello dei peni. Esatto. Quello dei Mount Your Friends. Ti appendi schiacciandole all'appendice del pane. È un po' Mount Your Friend tridimensionale. Mi manca Mount Your Friends. Mount Your Friend, anche quello potremmo giocare. Monta i tuoi amici con il pane. No, comunque io l'ho sempre pensato fosse un gioco epico. Ian Bread me ne ha dato la conferma. No, ma Richito, mi inquieta il fatto che questo pane voglia autotostarsi. Sì, sì, il suo obiettivo, l'unico obiettivo della vita è tostarsi. Ok, l'importante è capire quello. Madonna, è geniale. Mi sa che qui c'è il boss, così, la sensazione. Un mio amico dice Kaisa che è un giochetto schifoso. Che gli rispondo? Lo manganello? Sì. No, sei un coglione. Sono così felice che ce l'hai fatta. Olio di ricino. Chi è che non ha letto la lore finale? Io sono in culo, non so dove siete. Quindi... Io l'ho aperta e la stavo leggendo. Io ho skippato, duro. Ma dai... Cos'è su di? Racconta. Non lo so, qualcuno l'ha skippato. Vabbè, era una puttana e l'abbiamo uccisa, non è che... Yeah. Minchia, è già morta, sono arrivato tardi alla festa. Bello suo scrigno. Mi ha lottato pure... E quanta pure roba, quanto denaro. Ti giuro che ci ha lottato pure l'imene. No, per la chest of blankness non la riesco a prendere. Ho l'inventario pieno, no... Ci ha droppato pure di tutto, l'imene di mille vergini, mettiamola così. Boom! Perché ciao! Voi dite che sono in ritardo, scrive Dragon. No. Un giusto petto, dai, poco, ma quei due minuti che ci stanno sempre. Sembro quasi serio adesso. Dragon Suplex is the way. C'era un'immagine con Brock Lesnar con la faccia aperta di sangue che fa un suplex a Seth Rollins, a Roman Reigns, con sottoscritto "The moment when he surprised you and hugs you". C'era Brock Lesnar che ululava. Very fine, Frost. Ma io direi che possiamo anche fermarci. Oh, special attack! Ciao, Telescope. Oh. È vero. Special attack loadout. You can take up to 4 special attacks. Finalmente. Ah, vedi? Okay. Chiedevi, eccolo qua. Fire spin, gli altri sblocchi al 10, al 15, al 20, 25, 30, 35, ok. Oh, ma dove fai special attack? Non ci ho capito la mazza io. LB più L1 o LB più tipo X per il primo, così. No, dove li imposti questo, volevo chiedere, scusate. Gli hai passi a sinistra. Qui dove sono io, Fre? Dove sei, Tenor? Sei il vichingo? No. Ma che cazzo sei?
sei quello con Pandoro? Ok, qui. Sì. Non ce l'hai un libricino qua? No. Questo non ti visto. Mi butto giù per la mia tristezza. Oggi c'ho un sonno. Cerco di trovarne una difficile. Fame. No, frequenta, andiamo avanti ancora. Extreme. Ho tanta fame. Facci di Extreme. Ciao, Steam Otter Dragon, buonanotte. Grazie. Quello lì era Asda, questa è molto piaciuta. Ah, sei tu l'anonimo? Grazie Cristiano, è stata una piacevole donazione per una giusta causa. Grazie mille Cristiano. No. Ah, vabbè, però non forse Cristiano. Se volevi essere anonimo non dovevo dirlo, scusami. Beh, te l'ha scritto. Sì, può darsi. Sì, vabbè, comunque, grazie, a prescindere, non c'è problema. No. Grazie infinite mille. Davvero. Allora, doniamo tutto quello che... Sei davvero un cucciolo di prato. Ma che scarpine belle che ho adesso. Sono di Prada. Oddio. Sono di legno, tipo. Sono di legno. Le scarpine di guarda, legno. Guarda il mio elmo, quanto è zarro. Giusto un po'. Sei uno zarrogante. Sei molto zarrogante. Sono okay, zarrogante. Ditemi che entro. Io sto donando tutto. Vai, oh, guarda quanto è divertente suicidarsi in Orotus. Best okay. Game ever. Guarda, vedi, io ho preso il Tome of Godliness, tempo, no? Tempo, ok. Ho fatto un e ce l'ho qua, non posso equipaggiare, non posso farci una fava. Allora, vieni qua, vieni di fianco a me. Cosa devo fare? Me lo tengo lì. Sincronizzati. Che cosa? Non ho capito. Tome of Godliness. Sì. Lo devi equipaggiare al posto dello scudo. Dello scudo? Sì. Ah, vedi? Mi mancava sta cosa, aspetta. Merda. Guardate meno Rotus, vero. Siamo più o meno sincronizzati. Rotus, non devi mai fermarti. Ma finalmente, grazie mille, non capivo. Sì. Allora. Vai Norri, sinconizzati. Halls of Death. Aspetta, tutti e tre, mettiamoci proprio in filetta. Pronti, 3, 2, 1, vai. E Romex, se non tieni premuto, però ti è la fila per i suicidi, questo. C'era un cartone animato che aveva la fila per i suicidi. C'era un cartone Futurama, che si chiamava proprio puntata. Era Futurama. Era Futurama, è vero, cazzarola, è vero. C'è anche il cartone che si chiama proprio tipo la cosa dei suicidi. La bottega dei suicidi, è bellissimo. È bellissimo, sì. Cartone francese o belga, tipo? Francese. Francese. Sì, quelle lì. Ora un problema però, Tomo, come si usa? Ah, anche le spalle. Tomo non lo usi. Semplicemente dopo che subisce un tot di colpi esplode con del potere. Ah, ok. Ciao Edo. Porca la merda. Ciao a me. Ah, ho un'idea. Ah, io ho una vita sola tra l'altro in tutto ciò adesso. Sì. No, non ho un'idea, scherzavo. No, secondo me c'è qualcosa da prendere prima di... difficoltà estrema, comunque. Porca miseria, non l'avevo visto. Oh, madonna, e mettici le due trappole qua dentro comunque, nel senso. E mettici le tue trappole. È avuto una difficoltà estrema, io ammetto, no. Chest of figure? Mi serve black. Che oh, cazzo? Porco. Oh. Siamo calmi. Aiuto, oh cazzo. Va bene, ancora? No, qualcos'altro? No! Addio, Zettino. Ah, ma è quello... Oh, scusate, sta andando a fuoco. Chi è che mi sta continuando a trapanare fortissimo? E c'è fortissimo? Un boss che dovremmo asfaltare invece di fare i babbioni come si fare i babbionazzi. Ma veramente noi stiamo colpendo qualcuno. No, palo, sopravvivi. Ok, ce l'ho fatta. mamma mia, anarchy. No, porco. Gabbiz gioca e Fight Dragon, esattamente. Ma no, io sono un pro, gioca da Embred. Dragonix è andato a giocare a Embred. Eccolo lì. Sapevo sarebbe successo. E no, ma anche lì metticeli due nemici da combattere. Arrivo! Aia! Cosa cazzo? Potrebbe essere la mia abilità. Sì, ma fa male anche a me, non credo. Ho spammato sì, no, è questo mago qui bastardo. Ah, è questa, guardate che figata. Ah, ma quella roba lì. Ma questa roba qua, quindi devo tenerla. Ho poco sbagliato strada. Ma giusto un po'. Oddio, buongiorno. Ops. Non sembra ci stia cagando. Vabbè, io vado via, ciao.
No, anch'io voglio loot, anch'io voglio loot. Non benissimo, sono ancora lì. Ma guarda che sta per morire. Ma anche voi trovate del loot allucinante. Sì, è carino in effetti. Oh porco. Gloves of reliability, no, no, non granché. No! Ma questo mago, questo qua si nasconde, come la vediamo? No! Non ci attacca. La mia ultima vita. Ah, è la mia ultima vita, ok. Ah, raggiungi il checkpoint così rinasco. Se raggiungi il checkpoint. Ragazzi, se raggiungi il checkpoint. Arrivo un attimo. Trovato. Poi che riesca a farcela, un'altra cosa. Ce l'ho fatta. Ecco il zitto. Io volevo il loot. Ma no, non ti ha resuscitato. Usciamo le lame. Siamo, ma sono un checkpoint, minotauri. Ma non ci resuscita. Sì, no. sì, ci ha resuscitati. Io sono tardi alla festa. Tu sei sempre in ritardo. Dove siete? C'è un mago qui. Ho dei problemi a capire. Evoca scheletri. Noi siamo in giro a stronzeggiare, ok? Non ve l'acqua, acqua. Vabbè, l'acqua non ti fa male, Fred. Eccomi, sono arrivato. Tra l'altro te ti rigeneri la vita stando in acqua. Ah sì? Fico. Sì, è la tua abilità passiva. The more you know, no? The more you know. Ok. La madonna. Si vede, questa è un po' più difficile dell'altra, eh? Un puccio. Nella cosa dei suicidi c'è anche sui sei, no gargantia. Sì. Sei o gargantia? Non la conosco. Anch'io. Mi serve più uno di luck, Dio. Ah giusto, non siamo su Twitch Plays Pokémon, niente porco. Anarchy. Oppure anche qualcuno di voi ha visto Twitch Plays Arcapu? Io avevo visto Twitch Plays Dark Souls. Plays... No, ho sbagliato. Star. Dark Souls. Twitch Plays Arcaputana. Dark Souls. Puttana, esatto. No, ma Dio. Ma è tipo la cosa più scomoda del mondo controllare la fetta di pane. Eh sì, no, è un po' come giocare a Mount Your Friends, ma in 3D. È un po' un problema. Harry, salvaci tu. Scusa, no, un po', ma mi spieghi come cazzo si fa? Deve raggiungere un checkpoint. Mi spieghi come faccio a farlo senza che... Se fai lo sprint, salti, se sei nella direzione giusta. Com'è lo sprint? No. A volte no. A volte invece no. No, sono morto 2 volte così anch'io. Com'è lo sprint? Non lo so com'è. È col grilletto destro. Ma no, tu spassa dall'altra parte e ce la fai, non devi per forza fare questo. Yes! Qua. No, io è il primo, ragazzi, Mecca, l'ultimo rimasto vivo con solo una vita. Smetti di far cagate, vai a trovare un... Ma non devo andare di lì? No. Siamo morti tutti, ragazzi. Allora, manca Mecca. Non è di qua che devo andare. Non andare di lì! No. Allora, guidatemi. Vai su. Ma non su, di su, sì. Sì, ma su dall'acqua, non su da dove sei arrivato. Grazie, ovviamente. Replica di Radius. Complimenti. Da qui dai, lo vedo il checkpoint, lo vedo, è laggiù. Porco, è laggiù. Level up. Anche livellato la merda, hai capito? Oui. Vai, a destra, ci siamo. Fire starter. Give me fire starter. Hey. I'm the fire starter. Give me fire starter. Bellissimo, è quello col video bellissimo. Quella nel tunnel, questo fire starter è quello nel tunnel. Poi c'è Smack My Beach Up, che è quella con la bagaccia. Smack My Beach Up. Non hai mai visto Smack My Beach Up dei Prodigy? No. Già sentita, però. Beh, cazzo. Smack My Beach Up, Smack My Beach Up. Sì, no, ma io la canzone la conosco. Come secondo te? Ci arrivo qua? Sì, che ci arrivo. Easy! Porco! Ma anche Pisi Lemon Squeezy, Mac? No! Non lo si può più dire, è di proprietà di uno youtuber, a quanto ho capito. A quanto pare non è più una canzone, a quanto pare. No. Ah sì, ma quindi io so anche chi è lo youtuber che lo spam, ma quindi volete dire che non è più la canzone ma è solo sua? Sì, a quanto pare è tutto suo. Quando l'ho detto in un video, la stai copiando quello lì. Sì, su Real Power, giusto? Non so neanche che cazzo sia. Sì, anch'io, sì. Fondamentalmente. La mia conoscenza elevata, la dovrei questo guardare. Ma questo è un nemico. Vedi, the more you know, anche in questo caso. Oh, buongiorno. Oh. Ah, picchia, fai la bua. Mi faccio una fava con trifolata, posso dirtelo. Mi dai una mano, ragazzo? Grazie. Ci sono. Fanno un rumore stranissimo, tra l'altro, queste cose. Sembrano delle bolle. Sì. Però di mattoni. Il cerebellum è bolle di mattone. Fuoco! Ah!
Anche un bel nome per un film. Boh, sono. No, per una canzone sono bolle di mattoni. Queste lacrime nuove. Fire Staff of Speed. Perché la vedo figa. Toglie un. Madonna quanto toglie! Madonna quanto è bella. Ho visto in Brad, mi sa tanto di cagata fotonica. Lo sì. È. Uè. Però è divertente. Io se l'ultimo, appunto, devi riprendere da una sbronza o da una notte di non sonno. Bello, io mi piace voglio. Dragonix in chat ha scritto. Allora, Zetto è lo, YouTuber, è lo youtuber di cui non abbiamo bisogno, ma quello che ci meritiamo. Io lo userei come tuo nuovo motto, io te lo dico. Poi fai io tu, lo userei come motto dell'indie, ben detto proprio. Sì, in effetti, eh. Posso dirlo? Ma andate un attimo al checkpoint un pelino. Posso no. dire che a me Match, piace proprio di chi come... di voi è quello con più iscritti? Lo Zetto. Posso dire che a me piace come motto dell'indie bang, però quella cazzo, roba lì. No, stai... io però il motto dell'indie bang ce l'ho già. Qual è? Detto, perché la qualità non è mainstream. E lo so, piace, però siamo lì, noi siamo la community. Siamo, però è vero che gli youtuber di cui non avevate bisogno ma ciò che vi meritate. Siete la community, no, è la community indie che si meritano. Allora. Qualcosa che non vale un grande cazzo. Grande Dragon, questa è stata veramente fantastica. Però noi siamo la community indie che si meritano, affanculo. Che la gente si merita. Ah, non avevo visto che c'erano le trappole. Mamma la merda. Addio, Dio. Ah, sono le ombre. Sono i fantasmi. I fantasmi. Ah, yeah. La bua. Il potere del bastone del fuoco. Oh, porco. Io vi giuro potere che sono potere della barra di ghiaccio. Io sono tutto meno che un cavaliere, che un ladro. Io credo stesse di per dire tipo sono tutto bagnato, cose così, non lo so, mi stavo preoccupando tantissimo. No. Non è Wii! Che lungo. Ce l'ho fatto. Stato lungo. Aiuto. Aiuto. Ghiaccio posto. Ho dato 2 mesi ed è cresciuto tantissimo. Sono in negativo da 3, però. Sì. No, io lei confermo abbastanza. Sì, anch'io sono cresciuto di iscritti. Siamo cresciuti soprattutto nelle live. Sì. Sì, nelle live. Nel live siamo decuplicati. Però tu stai perso il combattimento contro il boss, mi dicono. Non mi date il tempo. Però è arrivato! Ma è tardi. Ciao. È morto. No, sono livellato, quello che mi frega. Ah. Voi combattete per me, la cosa che gli interessa è quello. Sì, vaffanculo. Giustamente. Prima il loot, poi la fama. No, dropped by Edux. Ah, hai mollato qualcosa per terra? Sì, Fre, la merda. No, quello è un'altra cosa. È un'altra cosa! Vi odio. Vado, quanto era bella popcorn. Che mi cantate sopra. No, veramente era Bruciare Rick Sport. Ma era no, Novi Plus. Eva... è una canzone. Era quella della Novi Plus ed è una canzone che si chiama Popcorn. Ah, sì. Poi te la no, ma guarda quanti oggetti fighi per terra. Nel vuoto, c'è pieno di bastoni, di monete d'oro. Che tristezza. Aspettate, andarvene, che sono spacciato. Oh, c'è un bastone della Sugna. Firestaff of Sharpness. Un attimo, c'è della roba. Stiamo aspettando il Democristiano. Oh. Anche me stiamo aspettando. Troppo. Dammi sta fava, sta barra, sta verga, sta. Vabbè. Questo. Sta roba. È una barra. È una. Dai, andiamo. Ciao, arrivo. Io mi sono anche aumentato l'inventario, per dire. Inventario, come hai fatto? Quando doni le cose puoi fare aumentare l'inventario. Ah, ok. Sì, molto per fare. Ui. Guarda che roba! Parkour! parkour. Ma qui... Ecco, ho solo una domanda, ma in I Am Bread ti spiegano perché il tuo obiettivo ultimo è tostarti? No! Perché sarà preso di pane, quindi il tuo obiettivo naturale è tostarti. Capisco, comunque ho deciso che me lo compro adesso. Capisco. Poi io chiedo, voi spiegate. Boh, direi che può andare bene così. Assalla. Ho trovato. GOTY Definitive Edition. Sto cercando di tornare indietro nelle cose. Basta, vi prego, basta. Con quel panino lo voglio dimenticare. Ma chi ha detto? Night.
Quindi la frase definitiva completa sarebbe: noi siamo la squadra indie di cui non avete bisogno, ma quelli che vi meritate. Ecco, esatto. Questa è buona. Buona, adesso poi me la copio. Aspetta che me la copio. Ci mettiamo anche il nome del, perché giustamente. Questa cosa ce la segniamo un attimo su Reddit, che poi a proposito, prima o poi ce la faccio. Ditemi quando uscire, Secondo. Io sono uscito. In che senso? No, ma in che senso quando uscire? Quando uscire, così chiudo la partita. Vai. Ah, no, vabbè, io sto remenandomelo, è vero. Scusate un attimo, che faccio un attimo di preghiere. Puoi uscire tranquillo. Beh, ma intanto se io mi tengo tutto all'inventario, poi me lo porto dietro, no? Giusto? Sì, per forza. Ok, perfetto, allora possiamo anche uscire. Vai. Non ce n'è uno meno simpatico, ed è ancora più irriverente dal vivo, dice. Chi ha detto? Sei irriverente e ribellino, lo sai. Io? Sì, tu. Ma no, chi l'ha detto? Chi ha detto che sono irriverente? Ah, ma mi conosce? Ah, ma sì, ma perché gli ho chiesto il selfie con... Gli ho chiesto, visto che dobbiamo fare un selfie, fai che sganciarmi anche il fotobomber dietro. E quindi avevamo il selfie e il suo amico che faceva il fotobomber. Perché noi siamo... Così sembravamo persone famose. Capito? Per dire, siamo... No, si è beccato me, signor Westfall, dopo tutta una giornata di Games Week. Io mi ero fatto scuola al mattino, treno, Games Week. Westfall comunque era la Games Week dal mattino, eravamo un po' stanchi, un po' pezzati... Quindi se solo si è riusciti a sembrare simpatici, dovevamo veramente essere... E io? Mi accetti la richiesta di scambio carte, così mi no. Finisco la pezzo di medaglia mi serve quella carta. Ah, semplicemente no, lo sai cosa sta facendo il merda? Ti sta chiedendo le carte di tutti, per poi vendersele tutte. No, io faccio la medaglia di Rebirth e poi basta, le altre già... Solo io non ne passo neanche una. Ah, è vero, ma avete trovato... Avete in I Am Bread... Dovrebbe esserci anche God Simulator adesso dentro. Sì, infatti Zetto ha provato la modalità. Sì. E dovreste aver trovato anche il grosso di Team Fortress 2. No. Come no? C'è anche il grosso di Team Fortress. C'è anche roba di Team Fortress 2 spammata in I Am Bread, ve lo giuro. Sì, ma non. Sì, ma non è una novità, cioè, adesso I Am Bread dentro. Ah, adesso ha God Bread, Team Fortress 2 e Star Wars. Scusate, oggi mi sento particolarmente simpatico. Sarà stato Mac con la sua proposta ad eccitarmi nel profondo. Vabbè, dai. Cosa hai proposto, Mac? Che mi faccio anche lui, ma inteso come mi do ma... il regalo, nel senso. Ma non sei veramente un porco, fatelo dire. No, sono stato frainteso. Eh sì. Mi hanno hackerato l'account di Twitter. Funziona così, no? Giusto? Ah no, di Twitch, scusa. Era per quello. A proposito, i disegni. Datemi i disegni. Oh, Odi. Il mio arriva. Regno per un disegno. Oh, arriva, non volevo. Oh, che figo. Ah, lo sai, vero, che ci ha pubblicato la puntata di... della live, Zetto? Eh? In che senso? Sia la puntata della live che quella che hai fatto oggi l'hai già caricata e pubblicata su YouTube, sappi? Sì, non capivo, l'avevo messa private, non ce l'ha caricata. Arrivo, i disegni ne ho, ma dipende se c'è. Deve esserci Angelo in. Cioè, deve essere Angelo. Se c'è mi Angelo. Dice la storia del perché il 69 lo amate. Non perché è una cosa simpatica, è un divertissement, diciamo. Un po'. Ma già solo avendolo detto, non lo senti dentro di te. Esatto. Dovresti sentirtelo. Opla. Questo qua, salvo. Desktop. Questo è Mac Massimo Channel. Con la simpatia. Poi. Porca miseria. Lady Dragon ha fatto due disegni. Cioè, mi sembra no, ma io una volta che c'è Angelo vi faccio vedere perché li aveva fatti lui comunque. A proposito, ho il permesso. Ho il permesso di pubblicare l'immagine di Zetto. Di Norotus. Abbiamo caricato Norotus che andava a prendere Imaro l'altra volta. Ma cosa? No, si può far vedere la foto di Capitan Corea. Mmm.
Mettici tipo la barra nera della censura sugli occhi. E come cazzo sugli fo? Occhi davvero. Queste sono invece di Angelo migliore, ce ne sono tre per dire. Ah, ma mi sa che ti ha mandato gli stessi che aveva mandato anche a me, forse. Aspetta, li salvo tutti nel frattempo. Nel dubbio io salvo tutto. Night mi scrive: fai togliere i link di Edo. Ma la mia è una Wikipedia, non è una nulla. Ho linkato il 69 da Wikipedia. No, non è la Wikipedia, frate. Sì, è la Wikipedia dei libri, non è nulla di strano, si può fare. Mi ha chiesto perché ne vale la pena, io ho commentato. Ne è una roba che si può mettere, tranquilli. Tranquilloni. E Riccardo? Oddio mio! Che meraviglia. Questi sono meravigliosi, aspetta. Due disegni di Eflamans. Spero di averlo detto giusto. Ti piace il video? Ma non si vede ancora neanche uno dei disegni. Però, no, giusto? Perché sto scaricandoli tutti in questo momento. La prima foto è una dedica per il gioco che mi avete regalato. La seconda per live per lo detto canterino della settimana scorsa. Vuole rimanere anonimo? Ok, perfetto. Però... Ti dico Eflamans, così almeno sei tranquillo. Deriva e viene dal latino. Buona live per stasera, grazie mille. Allora, intanto sto facendo il banner nero, tanto tu fai vedere le altre foto. Ok, allora, primi disegni in ordine di un cazzo. Un attimo che sto cercando un attimo. Questo è Mac Massimo Channel che ci fa sapere questo, che non si le è storto, ma va bene, fa lo stesso. Che Donald Trump è il meglio presidente di sempre. Ah, no. Ruota, sì. Centra, ruota sposta, non si può ruotare in nessun modo, vero? Davvero? Come trollare un'intera live facendo credere che gli streamer ti hanno fatto mettere come che non esiste e parlare in chat per tutta la live. Macman. Ma non nessuno era ancora, ma figurati. Non è vero. Però perché... però fanculo. Esatto, fanculo senza rancore, mettiamola così. Ma no, dai, tutto a posto. Tutto a posto. E poi seriamente, cioè, se ti aveva detto di sì, aveva qualcosa che non andava, se... ma non perché sei tu, ma perché sei detto da noi, dice di sì, sti cazzi. Allora... deve veramente essere disperato. Ma stavo pensando fosse un troll quando ho detto, ma anche lei segue le live, allora ok. No, ma poteva per me, poteva dire tutte le stronzate che voleva. Poi c'ho la palla nera sugli occhi, va bene? Così non si vede che sei coreano. Alla di Drago ha fatto un disegno per Argon. Oh, oh. Argon bannali tutti. Non si vede ancora. Un'altra immagine. È bellissimo. Aspetta. Bannali tutti. Il leone della tastiera è nato. Cioè, ce l'abbiamo, manca la tua faccia che poi colleremo in privato, ma è arrivata l'immagine che abbiamo richiesto ed è meravigliosa. No, è bellissima. Tanto con la mia faccia, cioè è più bella. Dove l'avete presa quella di Zetta? Avevo ancora un po' di capelli, tra l'altro. Questo c'è dal mio video che avevo fatto su un bug di Dark Souls 2, credo. Sto arrivando. È bellissimo quella del nome della tastiera. Bellissimo. Che meraviglia. Poi andiamo avanti. Immagine. Dropbox. Siamo alle immagini di Angelo. Direi le immagini di Angelo. Sì. Così vediamo. Ma Angelo è l'uomo che fa. Sì, così vediamo se sono quelle con anche io. Perché se non quelle ce le teniamo per la prossima volta. Carica. Ma Angelo disegna sempre durante le live, mercoledì, lunedì, lui disegna. È quello che fa. Bene così, bravissimo. Continua pure, perché sei anche bravo, tra l'altro. Sì, no, vedi, sono alta, allora ritengo per la prossima volta. Ragazzo, sei anche bravo, quindi continua pure. A posto. E facceli vedere, perché sono molto... Chi sarebbe questo? Questo è Angelo Bosticco. No, ma la foto, cioè... Angelo migliore, scusa. Cioè, ho fatto un misto tra Federico. Chi è? Dai, te ne passo una, Mac, metti questa. Anche. Aspetta che ne ho altre 15, un attimo. Ah, errore del server.
E l'ultima immagine di Angelo Migliore è questa qua. Ah, l'ho messa, la cosa, la foto col banner censurato. Va bene così? Potevi impegnarti un po' di più. Che cazzo facendo? Hai detto, tira una riga nera sugli occhi. Io ho tirato una riga nera sugli occhi. Penso ti posso uscire. Però ce l'avete. Poi, e poi queste sono quelle di Eflamans. Opla, Eflamans 1. Che questo è il regalo che gli abbiamo fatto, regalato Fats, abbiamo fatto un disegno su Fats e con Judas che ha Fats giustamente. E poi l'altra è una, visto che Zetto cantava ieri e l'altro ieri la settimana scorsa, questo è Zetto nella grande casa blu. Dai, se vuoi lo cantiamo anche noi stasera. Wow, stiamo piantarte con meno porno. Dai, che prima o poi riusciremo a diventare 4chan. Madonna, mi arriveremo a 4chan per dire. Madonna, Zetto, io avevo un sogno adesso. Mio Dio, questa, tra l'altro è photoshoppato perfetto, proprio si mischia bene col pelo proprio. Mamma mia. Prego. Aspetta, chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta? Questa l'ha fatta Ala di Drago, giusto? Ti prego, photoshoppami Nella luna. L'ha fatto Ala di Drago, scusa, Eflamans l'ha fatto. Ti prego, photoshoppami nella luna, visto che la voglio. Mi voglio nella luna. Non è... cioè, ci ho mandato le immagini, ma sapendo che oggi non poteva venire, quindi lo vedrà poi nella registrazione. Devo chiedergli se può farne una con me nella luna. Poi semmai ti mando chi è, perché no, vuole rimanere anonimo, quindi no. Vuole rimanere sotto il nome di Eflamans e basta. E poi tu mi hai mandato qualcosa, mi hai detto? Sì, una diala di drago. Se non ne ho troppe da mettere io la prossima. Ho mandato il capitano, io, se vuoi. Metti prima la di drago e poi finiamo col ma capitano. Ma lo si può fare, quindi? C'è la riga. Abbiamo il abbiamo il consenso? Non proprio, ma vabbè. Dai, Capitan Corea ci sta, dai. Aspetta. Ho messo il banner sugli occhi. Su. Certo, sì, che potevi fare un po' di più. Senti, avevo due secondi per farlo. Potevi fare un pochino di più. Devo dire che hai cosa fatto un po' poco. Cosa potevo fare? Cosa potevo fare di più? Una barra un po' più spessa, Beni. Sugli occhi la barra. Nightmare, poi te lo mandiamo il Frankenscheletro col sorriso pazzo, tranquillo. Qualcuno di voi ha un'invidia e Borderlands 2? Noi? Sì, io. Sì, anche io. Non c'ho ancora giocato quando ce l'ho, però. E vai. Se attivate Fisks, il gioco non sembra lo stesso. Lo teniamo per qualche secondo e poi lo togliamo. Sì. 5, 4, 3, 2, 1, tolto. Ok. Lo tolto. Mamma mia. Zetto nella grande casa blu è inquietante. Con la finezza della stella rossa, comunque. Già ho notato. Sì, no, è veramente inquietante, Zetto. Ma per quello che mi voglio nella luna, perché voglio vedere cosa esce. Mm-hmm. Ma purtroppo non puoi metterti nella luna, devi semplicemente tagliare la faccia e buttarla lì. Perché sono sbagliati, sì. Vabbè, era una cosa da fare in 5 minuti. Ma vedrete i colori giusti poi più avanti. È una cosa che ho fatto io, vedete poi. È nella sigla, lo vedete già nella sigla. Che cazzo dico, è vero? Sì, che cazzo dici? Vabbè, intanto mi dimentico le cose che ho fatto. Grazie capitano Rostorius. Quindi bene, direi che è all'alba dell'una e ho fame, sì. devo cenare io nel frattempo. E questa era la puntata di lunedì 4 gennaio del Glitcher Super Show e vi ringraziamo tantissimo per tutto l'affetto di tutti i generi che ci avete ci avete consumato dentro, fuori, tutto intorno durante questa alleviano il mio mal di testa che mi sta allenando. Pensa a te. Sto per morire. Ah, ceni presto, Max. Sì, ceno sempre presto, a lunedì. Molto presto. Ciao. Ma intanto mi aspetto una lauta cena. Tonno. Punto. Quindi bene.
Bene, direi sì, quindi fatevi un po' pubblicità tra di voi, sempre più per mi voi. Inquieta il volto sexy dello Zetto Orso. E tanto è con Dozit Bravo, è la stessa faccia. Vai Norri, vado io. Apri. Allora, io sono Norratus Games, potete trovarmi su YouTube appunto come Norratus Games, tratto principalmente giochi indipendenti, ogni tanto faccio qualche review di giochi indipendenti di spicco, ho una serie che è la principale del canale su The Binding of Isaac Rebirth, o meglio Afterbirth, e ogni tanto faccio delle live quando riesco, comunque ogni volta lunedì potete trovarmi qua al Glitch World Super Show. Questa è la... ho messo anche l'immaginina. Sono stato rapidissimo, ma ce l'ho fatto. Ho messo anche l'immaginina. Quale immaginina? Di Norratus Games. Ah, yes. quelle vecchie, però va bene. Però ci beh, bene. Farò anche quelle. Quanto sei professionale? Sono professionale come. Non lo so. Poi chi tocca? Sì, da una vita sono mod io. Domani live dello Zetto, vero? Sì, ce la faccio stavolta, guarda, ma... con questo audio me la faccio. Ma Zetto è mod, una leggenda se ne va. non mi ricordo con che mezzi di coercizione mi sono fatto mettere mod. Non mi ricordo. Perché, tipo, mettere me perché era tipo le 3 di notte e avevi fatto una live notturna. Sì, forse era per quello. A chi tocca? Vai Zetto. Vai. No. Ciao, sono Zingazetto92 con una Z, un ZZ. Anch'io faccio giochi indie banghi belli. E sulla canale sono scritta l'audio rotta, quindi sti cazzi. E domani faccio una live su penso Dragon Age. Però vado avanti su Dragon Age, immagino. Per dire. Ma se io non la facessi per fare l'hipster. Va bene, perfetto. Bene, ragazzi, ciao. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo domani, ciao. Ciao. Domani nella live di Zetto alle ore? Alle ore domani facciamo 8:30, dai. È mercoledì alle 9 ci sono io. Perfetto. Non vi abbandoniamo mai, per dire, eh. No, esatto. E poi forse no, esatto, e forse girano voci che giovedì inizieranno le live di qualcun altro anche, quindi. Per dire, addirittura? Sì. Sì. Chi? Ace. Ace che forse sì. Andava di giovedì, ma sì, non te volta ne avevamo. È vero, l'ha detto niente, martedì mesi no, fa. Mercoledì no, l'unico giorno libero è giovedì, allora mi infilo mercoledì, giovedì. Sì, ma credo che faccia tipo un podcast, più che una cosa. Sì, 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 sì. Andate poi a informarvi un pochino sul canale di Ace, così almeno vi date. Buonanotte, grazie per compagnia. No, buonanotte, grazie a voi, per dire. Siete come la TV satellitare, ma senza la TG satellitare. Ma stai tranquillo che ci stiamo attrezzando. Tu abbi fede che scusa, ci stiamo attrezzando. Che lascia cazzo siamo? Lavora su di Diesis. Su cosa ci stiamo attrezzando? Lo sai, tu lo sai, ma non te ne stai accorgendo. Tu lo sai, beh. Non te ne stai accorgendo, ma lo sai. Tu lo sai, ma non hai mica capito ancora bene in che senso. Dopo ti chiedo, ciao. Sì. Non c'è bisogno. Ciao. Il giovedì strino io con il 17k, per dire. Ma il problema che fino a fatto è lunedì sera lavora, quindi di conseguenza non può più venire. Però vi saluta tutti caldamente. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, 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 ciao. Anche però potevate fare la casa della canzone. Se vuoi la facciamo. Dai, se vuoi faccio questa. Dai. No. Fate la canzone dell'addio e chiudo proprio con la canzone dell'addio. Vai. La canzone dell'addio. Dai. Testo. La canzone dell'addio. Rivederci. A me sembra quello degli scout, però. Perché la canzone della rivederci si chiama, non dell'addio. Vabbè, vedi. Della rivederci. O cerchi canzone dell'addio. È vero, canti scout, sono curioso. Allora vai, ci sono. No, non è vero, l'ho persa. Non la trovo. L'ho persa. L'hai trovata tu, Zetto? Eh? Tu l'hai trovata? Sì, ma l'ho trovata con. Posso anche suonarla volendo. Addirittura. Sì, ci sono le note. Ora ci attrezziamo la prossima volta. Ma che. Forse. Io ho trovato solo il testo, dai, ci sono. È vero, hai ragione, devo mettere l'immagine giusta allora. E però non ho trovato quale parte devo fare. Ah, giusto, metti l'immagine giusta. Giustamente. Dovete mettermi nella luna, però che cazzo. Ok, via.
Ok, perfetto. Non mi ricordo quale. Ma io non riesco a trovare quello dove c'è la mia. Qual è la mia parte? Che cazzo, non me la trova. Non trovo quella che avevo di solito. Uffa. Aspetta. Link a sì, quello che hai tu. Neanche io trovo la solita. Ok, trovata. Olè. Patà. La sto aprendo. Donna la lentezza. Eccola, no. Vabbè. Eccola. Cioè, orso, vai. Luna, orso. Okay. Sì, sì, l'ho trovata. Sì. Okay. Con questo audio sarà una meraviglia. Vai. È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente. Che tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Addio, 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 amici, addio. Addio, ma venite domani da noi. La luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi. Qui con voi, qui con voi. Ciao, ciao Luna, ciao. Sì, ciao, lo so, sì. No, rimango, mi stavo per autouccidere. Io avrei messo un po' di Disturbed, sì, anch'io. Io sono un po' Disturbed, devo dire la verità. Sì, anch'io. Un po' tanto Disturbed. Bene, buonanotte. Marti la faceva meglio, però questa è impagabile. Tanto... Sì. Addio, è stato bello. Il finale non tantissimo, però è stato bello. Argon Game Cantazzetto. Esatto. E tu l'ha presa, ma non posso. Mannaggia, non posso farci la foto. Ciao, Bear, buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao.